Sì, scusi se la disturbo a quest'ora. Oggi ottima partita di Spudad lì a Porto San Giorgio con un ottimo punteggio, 94-64 se non sbaglio. 99-64, quindi avete vinto un'ottima partita. Le volevo porgere alcune domande inerenti alla partita. Come giudica nel complesso la prestazione della sua squadra? Beh, la mia squadra non ha fatto una grossa partita, siamo partiti abbastanza contratti, soprattutto nel primo quarto dove abbiamo vinto solo di 2 punti, abbiamo concesso molto ai ragazzi che poi mi sembrano che siano sotto età, se non sbaglio. Sì, del 98, la Sagrada Basket Porto Potenza. Soprattutto alla luce di questo fatto qui non sono molto contento, ho iniziato a giocare ma sempre con grosse difficoltà, devo dire la sincera verità. Poi naturalmente anche il discorso fisico a lunga distanza è venuto fuori, perché comunque i ragazzi di Porto Potenza hanno cominciato un po' a rallentare la difesa e crearci più spazio per le nostre soluzioni in attacco. Ho capito. Oggi è una vittoria netta. Quali sono gli aspetti da migliorare nelle prossime gare? Parla per noi? Sì, sì. Ma sicuramente l'intensità in difesa, ancora abbiamo problemi, questo è un gruppo dove ha dei grossi problemi a livello difensivo, è una squadra che fisicamente deve lavorare molto e dobbiamo trovare anche il discorso di equilibrio nel lavoro della squadra, nelle collaborazioni, soprattutto sugli aiuti, ma molto nella responsabilità individuale difensiva. Per ciò che riguarda l'attacco invece siamo abbastanza a buon punto, abbiamo delle buone individualità e tutto sommato riesco a vedere anche delle buone collaborazioni in attacco a differenza della difesa. Ho capito. Al di là della prestazione del gruppo, chi ritiene che dei suoi che oggi abbia fatto la differenza? Ma oggi in particolare nessuno, anche se Malaspina, devo dire, quello che fisicamente è il ragazzo che è rientrato dopo un infortunio della prima giornata, ci sta dando molto, ma perché è molto prestante fisicamente, anche tecnicamente. In questa categoria lui ha delle grosse capacità fisiche e tecniche, quindi emerge. Però devo dire alla fine non c'è stato un grosso... Stiamo lavorando per migliorare di squadra e questo è l'obiettivo, sinceramente. Il discorso dei singoli mi interessa poco, mi interessa soprattutto il discorso della squadra che migliori in toto. Ho capito. La prossima gara sarà, se non sbaglio, contro Fermani Maceratesi, giusto? Esatto, sì, sì. Lei conosce i punti di forza o deboli dell'avversario? Non li conosco perché sono al primo anno in questa categoria e quindi non ho proprio punti di riferimento e quindi non ho la più pallida idea di che squadra vado a incontrare e quindi devo un po' inventare di volta in volta, leggere le situazioni, saperle valutare e poi affrontarle, insomma, ecco. Ho capito. Cosa dirà ai suoi ragazzi alla ripresa degli allenamenti? Quello che dico ogni settimana è che l'allenamento serve per prepararsi la domenica, che l'allenamento è fatica, che l'allenamento è grinta, che l'allenamento è intensità. Finché questi ragazzi non si mettono dentro queste cose, purtroppo la domenica faremo fatica, anche se vinciamo le partite non significa che il livello di gioco stia migliorando o loro stessi stiano migliorando. Il campionato è un campionato abbastanza tosto, dobbiamo ancora incontrare delle squadre importanti, spero adesso siamo lì, ce la stiamo giocando. Però se non ci alleniamo, se non lavoriamo con forte intensità, avremo grosse difficoltà nel proseguire il campionato. Ho capito, signor Pierini. Le faccio l'ultima domanda per finire. Quali obiettivi può raggiungere la sua squadra? Ma gli obiettivi non ce la siamo prefissati, perché ripeto, siamo al primo anno, è una squadra che non ha delle grosse espressioni fisiche, siamo abbastanza altini ma non abbiamo delle grosse capacità fisiche. Gli obiettivi sono quelli che cerchiamo di crearci settimana dopo settimana, affrontando partita dopo partita, e tutti i risultati che riusciremo a ottenere saranno benvenuti, per carità. Quindi siamo partiti senza un obiettivo ben preciso, della sincerità, soprattutto affrontare il campionato con la massima voglia, con la massima capacità e con la massima passione per migliorarsi, questo sì. Va bene, signor Marco Perini, coach San Giorgio. San Giorgio Basco. La ringrazio tantissimo, è stato molto gentile per aver espresso il suo parere in merito alla sua squadra. Spero che visiti il nostro sito www.insebastiani.it. Sicuramente. La ringrazio, ci risentiamo quando ritorna qui a Porto Potenza, allora. La saluto e ci risentiamo, arrivederci. Grazie. Ci sentiamo.